È salito sul tetto del monoblocco all'ospedale e ha suonato il suo sassofono per dire grazie a medici e infermieri che appunto sono in prima linea da 2 mesi in questa emergenza. Vediamo il servizio di Martina Moscato. Cominciato per gioco dal terrazzo di casa per rallegrare le giornate in isolamento dei vicini. Ad un certo punto però Flavio Bordin, sax soprano del coro dei Summertime, ha sentito il desiderio di dare di più, di donare un'emozione a chi tutti i giorni rischia la vita in ospedale in prima linea per l'emergenza coronavirus. Ha chiesto al comune regolare permesso ed è salito sul tetto del monoblocco per suonare un brano e dedicarlo a medici e infermieri al lavoro senza tregua da oltre 2 mesi. Ho suonato per prima Caruso in una versione orchestrale. Come secondo brano ho suonato Viva la Vida e per me erano 2 brani che dovevo fare e mi hanno stupito invece i medici e gli infermieri chiedendomi un terzo e ho fatto Nessun dorma, quindi io vincerò, e poi mi hanno chiesto un quarto e quindi ero veramente stupito da questa cosa qui ed ero veramente, avevamo i brividi, io e i miei amici, i miei collaboratori avevamo i brividi della situazione, veramente non posso negare che le lacrime sono uscite anche da me perché non sono riuscito a trattenerle. Ho avuto dei complimenti dagli operatori che io, per me era una cosa, un omaggio, una piccola cosa da fare per loro, e loro mi hanno reso invece qualche cosa di straordinario veramente. Poter ripetere quanto prima l'intensa esperienza Flavio Bordin, non solo per l'ospedale di Padova, ma anche per le strutture sanitarie di altre città. Suonare dal tetto di un qualunque edificio può trasformarsi anche in un'occasione per poter riprendere a fare concerti in un momento in cui il divieto di assembramento impedisce ai musicisti di esibirsi in pubblico e quindi di lavorare. La cosa è veramente problematica per noi artisti che da oltre 2 mesi non lavoriamo, perché questa è la realtà che viviamo di questa professione, di questa passione e delle emozioni che abbiamo noi e possiamo in qualche modo poterle regolare e coinvolgere le persone che ci ascoltano. Nel pronunciare il suo arrivederci al personale sanitario, cui promette di tornare a pizzicare le corde del cuore col suo sassofono, Flavio Sax Bordin ringrazia ancora una volta medici e infermieri, attuali eroi in prima linea, nell'emergenza più grave che l'epoca moderna abbia conosciuto.